per le spiagge che sono solo la città. Sei il fumolare sopra i cristi, un aeroplano che se ne va. Azzurro i poveri, c'è troppo azzurro nel mondo per me. Accordo di non avere più risorse. Non hanno resistito al richiamo del karaoke assessori, parlamentari e rappresentanti del mondo istituzionale ed economico aretino e lo hanno fatto per uno scopo nobile, una cena di beneficenza con l'obiettivo di aiutare i progetti legati alla musicoterapia dell'ospedale San Donato di Arezzo. La cena alla casa di Walter di Quarata è stato uno degli eventi annuali organizzati dai fratelli Cerofolini, realizzato con il supporto di CNA, un modo per dare un piccolo ma concreto aiuto alla comunità aretina. I progetti legati alla musicoterapia al San Donato sono frutto del lavoro dell'associazione Kairos, che si propone di sviluppare approcci terapeutici innovativi per gli adolescenti e i genitori basati sul modello psicoanalitico. In particolare, grandi risultati si sono ottenuti sperimentando l'utilizzo della musica su bambini ed adulti che purtroppo soffrono di patologie psichiatriche o relazionali. La musica può davvero rappresentare uno stimolo in grado di produrre tangibili miglioramenti. Il ricavato della cena servirà per l'acquisto di un lettino sensoriale a disposizione dell'ospedale San Donato. È un lettino che crea, con delle corde sotto la struttura del letto stesso, crea delle armonie. Il corpo viene, la persona, il bambino, chiunque abbia bisogno di questo tipo di momento, viene posto sopra il lettino e poi il musicoterapeuta, sdraiato sotto il lettino, suona queste corde creando delle vibrazioni con un criterio e una tecnica adatta a dare benessere al corpo stesso. Una serata dunque di allegria e solidarietà con la consueta coppia del karaoke formata da Beppe Marconi e Marco. Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre star già pensando a un altro uomo. Mi sento già sperduto e la mia mano, dove prima tu brillavi.